Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Come potete vedere sono un po' rincoglionito perché sto facendo questo video prima di uscire di casa per l'ennesima volta perché il mio PC ha deciso di registrarmi sotto l'audio di un gioco che avevo aperto e che mi ero scordato aperto. Quindi amici che sto per uscire con voi, non sto per uscire con voi, se mi state aspettando sto facendo il video. Comunque quest'oggi si parla di un prodotto è un po' diverso dal solito, visto che ho portato solo serie TV e film, quindi cose tra virgolette reali, non d'animazione, ma oggi parliamo di anime. E vi parlo di un anime che non ha avuto molto successo in Italia, non so perché, perché secondo me è un capolavoro, anzi mi è entrato un bambino nell'occhio. Dicevo, praticamente si parla di Black Clover. Come al solito io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. La trama è abbastanza semplice, però porta un po' di frescura, secondo me, il modo come è stata narrata nel paesaggio shonen. Per chi non sapesse che cosa sono gli shonen, sono gli anime per ragazzi, ragazzini, mentre i seinen sono quelli per ragazzi adulti, ok? Comunque la trama parla di questo posto, dove praticamente questo regno, dove la magia ce l'hanno tutti, dal contadinotto di merda al re, ok? E il problema è che naturalmente il contadinotto ha la magia schifosa per annaffiare e basta, zappare la terra, mentre il re c'ha la magia wow, ok? Ecco, il nostro protagonista non ha magia. Tutti quanti, ad un certo punto della loro età, sbloccano il loro grimorio, la loro magia. Il grimorio è il libro dove ci sono le magie. Lui no. Quindi è l'unico sfigato che non c'ha neanche appunto la magia per annaffiare le piante. E poi si scopre, a dir la verità, che lui ha l'antimagia. Non è uno spoiler, seconda puntata, anzi prima, e cioè è proprio la trama del tutto. E poi lui, il suo desiderio è diventare imperatore magico. Praticamente dentro questo regno c'è questa diarchia tra re e imperatore magico. Il re è scelto dalla nobiltà, dalla casata reale, come al solito, insomma, mentre l'imperatore magico è tipo il primo ministro, per farvi capire. Solo che viene scelto in base al mago più bravo e non per forza più forte, ma magari proprio che ci sa fare anche a livello politico, quindi anche quello più loquace, più saggio di... Insomma, è una carica bella e tutto il resto. E Asta, il nostro protagonista, vuole diventare Hokage, cioè volevo dire imperatore magico. E come trama è banale, come al solito, come tutti gli shonen, però ti fa affezionare, secondo me è esplorata benissimo, ma ne parlerò nei personaggi in quanto è esplorata soprattutto tramite i personaggi. Quindi come trama io gli do un 8. Personaggi. Allora, come personaggi io qui c'ho da dire il mio, nel senso che proprio per me è proprio questo il punto di forza dell'anime. Io amo le cose descrittive, io amo Tolkien, amo leggere ogni appendice, ogni buco di culo che puoi narrarmi della tua storia. Se gioco a Pathfinder o D&D è perché mi sono andato a vedere ogni piccola regolina di merda dei manuali su internet, perché sono povero, che cazzo se li compra, però comunque sono, ecco, un topo da biblioteca quando si tratta di queste cose. E che dire, qui sono fantastici, cioè qui ragazzi ogni personaggio che viene presentato in anche una piccola puntatina di merda, prima o poi sarà importante. Cioè, prima o poi verrà esplorato. E ti fanno proprio affezionare a tutti i personaggi, tant'è che arrivi a un certo punto che non sei neanche più tanto convinto che il protagonista sia solo Asta, ma sono tutti. E a me questa cosa fa sborrare, ragazzi, io ve lo dico, mi piace tantissimo, perché poi ti affezioni a tutti quanti i personaggi. Tutti i personaggi sono fatti bene. E lì io, ragazzi, vi dico, per me questo dovrebbe essere classificato un capolavoro, anche se non se l'è cacato quasi nessuno in Italia. Però per me questa parte è da 10 a 100, perché
Per me questa è proprio la perfezione che ci dovrebbe essere in ogni anime. Comunque, in ogni storia che in ogni anime. Vabbè, comunque passiamo all'obiettivo. L'obiettivo invece posso dire. Dobbiamo vedere. Secondo me gli obiettivi erano due. Il primo era portare uno shonen lungo, perché comunque, ragazzi, vi avverto, sono già più di 100 episodi dell'anime. E alcuni potrebbero anche pensare che siano molti filler, ma no, non sono filler, sono tutti episodi che ti esplorano i personaggi e quindi danno, diciamo, importanza. Il filler è più Naruto che va a caccia di Bagarozzi perché deve vincere la gara e la coccarda del miglior ninja genin del villaggio della foglia. Non gliene frega un cazzo a nessuno? No, che non gliene frega un cazzo a nessuno di questo episodio. Se invece mi fai un episodio dove mi fai che Tizio X della storia viene esplorato di più, non è un filler, è più tipo uno spin-off. Comunque, a me piace. E l'obiettivo primario, quindi, secondo me, era portare uno shonen anche abbastanza lungo che reggesse botta ai big, cioè One Piece, Naruto e Dragon Ball, questi qua, insomma. E secondo me, sotto alcuni aspetti l'ha anche superati. Quindi io gli darei un bel voto. Ma come obiettivo anche di reggere botta a livello di essere conosciuto, purtroppo è un po' impossibile essere conosciuto quanto One Piece ormai, cioè è talmente radicato nella storia che, cioè, penso molti hanno superato One Piece come vendita anche di manga per qualche mese. Ma poi basta. Cioè, One Piece rimane, e mi pare è sempre rimasto con costanza, il manga più venduto e più seguito. E quindi niente, diciamo, dai, obiettivo pure qua, 8. 8, sì. Voto finale, quindi gli diamo un bel 9, ci sta, perché no? E ci vediamo al prossimo video che sarà il doppiaggio di Black Clover con un personaggio che io spero di doppiare in futuro, intendo realmente, nel senso come lavoro, perché io lo amo questo personaggio, cazzo. E niente, ciao.